Un vasto incendio è scoppiato poco prima delle 20 di ieri in una fabbrica a Oste nel comune di Montemurlo. Si tratta di un'azienda di abiti usati in via Ombrone, angolo via Puccini, la Mitumba Tex. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e del comando provinciale di Prato, in particolare due squadre più l'autoscala e tre autobotti. Presenti anche i carabinieri della tenenza, la polizia municipale, il sindaco Simone Calamai e il suo vice Giuseppe Forastiero. Le fiamme, che sembrano essere partite dall'interno, sono state alimentate dalla grande quantità di merce stoccata all'interno. Una colonna di fumo nero si è alzata velocemente dal capannone, ben visibile anche da lontano. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono proseguite per tutta la notte e anche stamani. A dare l'allarme sono stati dei passanti. Nell'azienda, infatti, al momento dell'incendio non era presente nessuno. Il capannone era chiuso. Fortunatamente la copertura dell'immobile non ha amianto ed è caratterizzata da pannelli fotovoltaici. Per l'individuazione delle possibili cause ci vorrà tempo. Nella tarda mattinata di oggi il personale dell'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo per prelevare dei campioni utili per capire se le cause del rogo siano accidentali o dolose. Si sta valutando anche di sequestrare l'immobile per permettere ai Vigili del Fuoco ulteriori accertamenti. I titolari della ditta che abitano in zona hanno dichiarato ai carabinieri di non aver ricevuto minacce o avvertimenti. Neanche 24 ore dopo la stessa zona industriale è stata interessata da un altro allarme incendio. A prendere fuoco una ramosa della ditta General Fibre tra via Milano e via Scarpettini. Le fiamme sono state domate velocemente, evitando che il rogo attaccasse l'immobile o altri macchinari.